scrivete nei vostri commenti, nei vostri post, mi fate i complimenti per come ho rovesciato la mia vita, per quanto io sia di ispirazione, per quanto la mia vita sia perfetta adesso e come sto brava, eccetera. Mi fa piacere, però ci sono momenti in cui non reputo che la mia vita sia tanto perfetta. O comunque ci sono dei momenti in cui anch'io faccio fatica, in cui anch'io ho dei problemi, in cui anch'io non sto bene con me stessa. È da un po' di giorni che sto provando queste sensazioni. Solitamente ho notato che mi accade quando incomincio a indossare i pantaloncini corti, in cui incomincio a vedermi un po' di più allo specchio, un po' più scoperta. E infatti sto un po' soffrendo di quella che si chiama bad body image, quindi vedersi male allo specchio. Io sono sempre stata una che dice: guardatevi allo specchio, controllatevi, potete sempre cambiare la situazione di ciò che vedete, e sono d'accordo, è vero, lo dico e lo penso, però so che è difficile e è difficile anche per me. È difficile anche per me perché in questo periodo non mi vede bene, mi vedo grossa e non è facile mettere da parte certi pensieri. Sinceramente non so nemmeno perché sto girando questo video e ne sto parlando, ma forse per farvi vedere che non tutti sono perfetti, non tutti ce l'hanno figured out, quindi sanno che cosa fare, sono sempre felici, in controllo di quello che hanno, tanti hanno anche dei pensieri negativi su se stessi ed è normale, bisogna accettarlo. Quindi io adesso con calma cercherò di mettere in ordine le idee. E il fatto, quello che davvero mi preme, è che mi sento molta pressione addosso. Il fatto che io sia guarita e che un po' professi questa cosa su internet così, a voi, social, di qua e di là, mi dà un po' l'impressione che io non posso più avere questi problemi, non posso più soffrire di cattivi pensieri perché devo essere sempre forte, sempre alla grande, sempre sentirmi bene con me stessa. E quindi il fatto che magari provo queste sensazioni mi fa sentire un po' quasi una delusione oppure un fallimento, sia per me stessa che per voi. Per me stessa perché mi sembra quasi di tornare indietro e infatti sto facendo molta fatica anche a parlarne perché se lo dico significa che lo provo, invece se non lo dico allora rimane dentro di me e nessuno lo sa. Non ha molto senso, però il fatto di esternare un problema lo rende più reale rispetto a tenerlo per se stessi e cercare di risolverlo prima che gli altri lo sappiano. È anche delusione per voi perché cerco di essere un esempio e cerco di essere forte. Però non sempre così, sono anch'io umana, anch'io soffro di questi pensieri verso me stessa. Il mio approccio a questo sarà sempre il solito: aspettare, cercare di aprirmi con gli altri. Sto facendo fatica persino ad aprirmi con Jimmy, proprio per il discorso di prima. Cercherò di parlarne al mio coach. E cercherò di ponderare quanto questo vedermi male sia reale e non sia soltanto il frutto della mia testa. Ogni anno scopro le gambe dopo la stagione invernale e mi vedo grossa, me ne vedo grandi, perché non lo so, avendo le tenute nascoste tutto l'inverno, allora ero abituata a vederle a settembre e ovviamente da settembre fino adesso le ho allenate, sono aumentate, sono sviluppate, anche i glutei si sono sviluppati, quindi ci deve essere per forza una differenza. E il fatto di non aver visto la transazione cambiamento magari adesso sta incidendo su questo. Quindi adesso con molta calma cercherò di abituarmi a accettarmi, di parlarmi e dire: Silvia, no, guarda, guarda che stai benissimo così, sei normale, sei assolutamente felice del tuo corpo, di quello che fai e di quello che sei. Però non lo so, cioè volevo soltanto farvi sapere che non per tutti, non sempre è solo rose e fiori. Anche chi può sembrare che ci abbia tutto sistemato, che abbia tutte le proprie idee, che sia felice, magari può avere dei problemi, può avere delle paure e queste sono quelle che io ho adesso. Spero di essere compresa in questo e basta. Andiamo avanti con il video. Buongiorno a tutti, sono le 9:22 e sono già in McFit, pronta ad allenarmi. Spero di riuscire a filmare, quindi let's go!
Finora non ho capito niente. Eccoci. Ecco la soluzione. Ciao a tutti e benvenuti in questo push day con richiamo dorso workout. Inizio questo allenamento con dei push up a terra. Praticamente li faccio a sfinimento, cioè finché non riesco più a tirarmi su e crollo miseramente a terra, continuo a farli. Cerco sempre di mantenere la schiena dritta o comunque tutto in tensione il corpo e il torso. Cerco di posizionare le mani direttamente sotto le spalle e all'inizio le facevo con le ginocchia a terra, poi ho incominciato a riuscire a fare almeno 3, adesso riesco a farne più o meno 4-5 con le gambe indietro. Come vedete arrivo proprio a sfinimento, l'ultime praticamente ho le vene del collo che mi esplodono, il petto che mi va a fuoco e non ce la faccio più e infatti kaboom, crollo. Poi passo le dips alle parallele, dovrei farle con la banda, però qui non ho ben capito dove mai potrei mettere l'elastico per tirarmi su o tenermi su, o comunque farle negative. Negative significa partire dalla posizione verticale, quindi tirarmi su in piedi e poi scendere lentamente. Questo esercizio è abbastanza complicato, nel senso che bisogna stare attenti a non lavorare troppo sui tricipiti, perché in realtà è un lavoro per il petto, quindi bisogna concentrarsi o comunque spingere le spalle indietro e concentrarsi sul lavoro del petto. Il corpo deve essere leggermente proteso in avanti e dovete provarlo diverse volte. Io sinceramente faccio un po' fatica a farlo, mi devo davvero concentrare su questo esercizio. E ci sono volte in cui sento davvero davvero lavorare il petto, mentre altre in cui magari non mi sono messa in una posizione corretta, non mi sono concentrata abbastanza e sento di più lavorare i tricipiti piuttosto che il petto. Comunque penso che sia un ottimo esercizio. Sempre per il petto passo alle croci su panca inclinata. Queste possono essere fatte sia con manubri che qui ai cavi. Posiziono la panca in mezzo alle due ercoline, cerco di sistemarla in modo di essere bilanciata perfettamente da entrambe le parti ed eseguo il movimento. Questo esercizio, dipendentemente da dove posizioni la panca, colpisce una parte diversa del petto. Diciamo che si dovrebbe sentire nella parte centrale e nella parte che si collega al braccio, alla spalla. Io questo esercizio personalmente lo adoro perché sento davvero lavorare petto e le braccia e mi piace tantissimo. Una cosa che ci tengo a dirvi è che io solitamente questo esercizio nella mia palestra lo faccio con 10 kg. Qui 2,5. Quindi o ho perso tantissimo in una settimana, che ho cambiato palestra, ma non ha senso, sto scherzando ovviamente. E vi volevo con questo dire soltanto che quando io magari vi dico i pesi, i carichi che uso, dovete sempre prendere un po' con le pinze, dipendentemente dal macchinario, dipendentemente dalla palestra, dipendentemente da tantissimi fattori, dal marchio di macchinario, cambia il carico, cambia il peso, il macchinario può pesare di più, può pesare di meno, eccetera. Quindi anche per questo vi dico, non paragonatevi agli altri o comunque a quello che vedete in internet o che sollevano gli altri. Penso che la domanda più, non so, non utile che mi è stata posta è quanto sollevi, quanto alzi. Dipende dal macchinario, dipende da tantissimi fattori, dipende anche soltanto dal numero di ripetizioni che uno fa. Quindi mi raccomando, tenete questo a mente. Poi passo alla parte del richiamo dorso di questo allenamento, che è la lat machine con 3 secondi di negativa. Significa eseguire la lat machine molto lentamente nella parte di risalita, contando 1001, 1002, 1003 e poi ritirarla giù e poi rifarlo, 1001, 1002, 1003. La parte in negativa, quando si fanno le negative, servono per stimolare la forza, perché comunque devi tenere un carico e muoverlo lentamente invece che fare l'esercizio molto velocemente. Diciamo che a me piace lavorare abbastanza in negative o comunque molto lentamente. Vedo persone che fanno la lat machine in 30 secondi, fanno 50 ripetizioni. A me piace non solo godermi il momento in cui sto facendo l'esercizio, ma anche ho notato che facendo l'esercizio molto più lentamente fai molta più fatica
senti molto di più lavorare i muscoli rispetto a farlo velocemente in 10 secondi. Poi passo alle alzate laterali con manubri da seduta. Qui ho notato tantissimo miglioramento, soprattutto oggi, in questo allenamento, però probabilmente proprio perché ci sono manubri diversi rispetto alla mia alta palestra, che magari pesano di meno, e quindi siamo punta a capo con il discorso. Però fatemi sognare un attimino. Sono riuscita a fare le alzate con i manubri con 6 kg. Spesso vi ho fatto vedere un altro video in cui facevo le alzate manubri tenendo le braccia stese. Mi è stato detto su, mi ha detto che non devo farlo con le braccia stese, allora l'ho fatto con le braccia piegate, mi è stato detto su con le braccia piegate, allora ho detto beh ragazzi, io faccio quello con cui lo sento meglio, ed è con le braccia piegate, perché con le braccia stese lo sento troppo sugli avambracci, quindi ho preferito, o comunque preferisco, piegare leggermente le braccia e giuro che lo sento di più sulle spalle. Fate quello che sentite meglio su voi stessi e ascoltate gli altri, come sempre. Cercate di capire quello che vogliono dire, provate quello che vi consigliano, però alla fine decidete voi per voi stessi. Deve funzionare sul vostro corpo e non su quello altrui, e noi tutti funzioniamo in modo diverso. Sempre per le spalle, che comunque però per me è un esercizio che io sento anche sul dorso, o comunque tutto il core, tutto il corpo, perché comunque devi tenere una posizione eretta, rigida e stare in tensione, sono queste tirate al petto con manubri, esercizio preferito del mese scorso o di 2 mesi fa, insomma un esercizio che ho scoperto con Fran e che amo, ed è semplicemente tirare su i manubri come si tirerebbe la sbarra, e non lo so, mi piace tantissimo, devi concentrarti molto sulle spalle, sulle braccia, e qui ho fatto 8 kg, che è uno step up rispetto a prima, e è un esercizio che consiglio e piace tantissimo. Poi finisco questo workout con 2 esercizi per i tricipiti, di cui però ve ne ho filmato soltanto uno perché l'altro si era riempita troppo la palestra, e mettere la fotocamera in testa alla gente non mi sembrava il caso. Quindi come primo esercizio ho fatto questa French press con barra al naso. Vedete come io quando piego le braccia non muovo, o comunque ondeggio, ma insomma non muovo, da una posizione dritta, eretta, i gomiti. Stanno sempre fissi nella stessa posizione, sono solo gli avambracci che si muovono. Questo fa concentrare l'esercizio sul tricipite, e state davvero attenti a non muovere avanti o indietro il braccio, perché è quello che cambia tutto. Questo workout è finito e proseguiamo con il video. Ciao ciao! Allenamento finito, adesso vado a casa, anzi andiamo a casa, preparo la merenda e vi aggiorno sulle ultime cose. Luna, dove sei? Bene, allora, merenda molto basic perché ho fame, è tardi e ho fame. Dette in poche parole. Quindi, banana e quark. Che vita. Luce? Luce fu? Io ti appoggio qui. Mi piace stare lì? Sì che mi piace. Quindi banana, che è più nera che altro, e quark, con una spolverata di cacao. Mentre la preparo vi racconto le novità. Rispetto il mese scorso sono tornata in monofrequenza, cioè alleno una parte del corpo specifica ogni allenamento, mentre il mese scorso facevo multifrequenza, cioè allenamento total body. L'allenamento scorso era più concentrato sulle gambe, infatti ho finito il mese che vi giuro avevo le gambe gonfissime, cioè me le sentivo e me le vedevo davvero gonfie. Mentre questo allenamento, seppur in monofrequenza, è più concentrato sulla parte superiore per un po' controbilanciare. Fran mi ha detto che sta facendo questi monocicli alternando la concentrazione e l'allenamento, e ha detto che è fatta apposta, che è giusto, che il mese scorso mi sentivo più allenate le gambe, mentre questo mese è più concentrato sulla parte superiore. Questo mese vedrete allenamenti molto focalizzati sulla parte superiore e sono splittati con un giorno pull, un giorno push con richiamo dorso, un giorno
dorso, non mi ricordo bene, con un pochino di gambe e poi di nuovo un pull. Diciamo che è una scheda con tre allenamenti diversi, però faccio 4 volte. Luna. Quindi ripeto l'allenamento pull anche l'ultimo giorno, quindi lunedì e venerdì, e poi gli altri 2 martedì e giovedì cambio. Ho reinserito il cardio HIIT perché mi mancava, ne sentivo davvero il bisogno. Abbiamo fatto un mese con un protocollo di Lyle McDonald, che poi ho scoperto essere un maschio, comunque vabbè, non è Lily ma è Lyle, o Lily, beh, è un maschio comunque, che era low intensity. Non mi trovo bene, non mi piace, quindi siamo ritornati al HIIT, che a me piace di più. Mi piace di più correre, sudare quei 20 minuti, mezz'ora, dare il massimo e sentirmi davvero allenata, mi piace di più. Sul piano alimentare mi vedevo gonfia, cioè proprio mi sentivo sempre piena e non capivo perché. Ok, poteva essere il fatto che recentemente vi ho detto che ho aumentato i carboidrati perché sto continuando la mia reverse diet. Però questo, cioè sentivo un altro tipo di gonfiore. E ho poi scoperto, parlandone con Fran e vedendo cosa in realtà stavo mangiando, che stavo un po' eccedendo con l'apporto proteico. Stavo mangiando 3 volte il mio peso in proteine ed è troppo, davvero tanto. Questo perché con la scusa di inserirle in ogni pasto, merende, colazioni, pranzo e cene, avevo un po' esagerato. E infatti ho dovuto tagliarle. Questa è la cosa finale. Dicevo, e infatti ho dovuto toglierle e ridurre il mio apporto proteico. Sarà che comunque la mia colazione è abbastanza proteica, perché mangio sia lo yogurt greco che gli albumi, quindi ok, ha senso. Poi nel pranzo la mia fonte proteica non è altissima, dipende, a volte è anche soltanto una spolverata di parmigiano, quindi. E poi a cena una fetta di carne, pesce, quindi diciamo che secondo me, per una donna, perché posso capire che per un uomo sono di più, quindi è magari più difficile, per una donna non vedo questo grandissimo bisogno di tutte queste cose proteiche al fine di colpire i propri macronutrienti in termini di proteine. Inoltre ho notato che il mio corpo non reagisce bene a diete iperproteiche, perché quella che stavo facendo, quella che ero finita per fare, perché non calcolando avevo un po' esagerato, ho realizzato che il mio corpo non reagisce bene a una dieta iperproteica, anzi io tendo a gonfiarmi. E infatti da quando l'ho ridotte, o comunque portate a un livello normale, quindi eliminandole dalle merende, mi sono molto sgonfiata. E basta, questi sono gli aggiornamenti in termini di dieta e allenamento. Oggi è il martedì dopo Pasqua e è una giornata normalissima, come avete visto sono tornata a Padova per le vacanze di Pasqua, per passare Pasqua in famiglia, e oggi è una giornata bella perché a pranzo viene Linda, voi la conoscete come Pancakes Addiction su Instagram, sarà a pranzo qui, quindi adesso mi devo inventare qualcosa da fare. E poi oggi pomeriggio vado a trovare una mia amica che vive in un paesino qui vicino a Padova, che è la mia migliore amica di Padova, quindi sarà una bella giornata e ho deciso di portarvi con me, quindi niente, io adesso finisco la mia merenda e poi penso a fare qualcosa per pranzo per Linda prima che mi uccida, che la lascio senza cibo. Come al solito sono qui che mangio e c'è la vedetta lombarda. Ma tu non capisci che mi dai ansia a fissarmi così ogni volta? Mentre dormo, mentre mangio. Ho gli spettatori. Alla fine mi sono inventata qualcosa. Pasta, zucchine, tonno e Philadelphia. Ciao Linda! Che bella che sei! Bellissima. Tu, tonno. Non ci stiamo. Sotto questa luce sembra. Pranzetto con Linda è stato un successo. Io adesso vado dalla mia amica che sta a 40 minuti da Padova,
ma pur di vederla questo è altro. E mi piacerebbe trovare una posizione stabile per la fotocamera, così che vi potrei parlare mentre guido, perché io mentre guido sproloquio proprio a manetta. Però no, non esiste, non ci sta, quindi non potremo parlare. Quindi ne approfitterò per cantare, perché questa macchina ha il Bluetooth inserito con il telefono, quindi posso cantare come una matta, squarciagola, adoro. Quindi, ciao! Sono tornata a casa e non ho filmato dalla mia amica, non ho filmato tanto con Linda perché non le vedevo tanto tempo e mi volevo godere il momento. E comunque mi era mancata tantissimo, sono le amiche che sono sempre state con me da tanto tempo, quindi sono felice di averle riviste. E basta, adesso concludo la mia giornata, la mia serata, con il mio piatto forte, risotto, salmone e zucchine, nonostante domani non abbia un esame, però è buonissimo. E poi se pagato la mamma ancora meglio, quindi lo diciamo. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Scusa, posso sedermi? No? Adesso è tuo? Luna a tavola. Luna è pronta alla cena, risotto, salmone e zucchine, sei contenta? Adesso mi accorgevo che l'aria era più dolce e la diversa.